Bene amici di Restaurant World, in questo video vi mostro finalmente la nuova Graphic User Interface di TP-Link. In questo caso abbiamo sotto mano un Archer di 20, ma presto verrà resa disponibile su tutta la serie Archer, almeno così mi è stato comunicato da TP-Link Italia. Una nuova Graphic User Interface, quindi una nuova grafica molto più semplice, intuitiva e devo dire anche molto più sobria e molto carina. Allora, come prima cosa, se clicchiamo sul tasto TP-Link veniamo rindirizzati al sito di TP-Link. Questa è una cosa carina. Se mettiamo per esempio di 20, ora non credo venga fuori perché il modem è appena uscito. Ah no, è già stato caricato sul sito. Vedete, qui abbiamo in download la possibilità qua successivamente di scaricare i vari firmware. Abbiamo la Tether app, dopo ne parleremo perché il modem finalmente è disponibile, un'applicazione che è disponibile sia su ambiente iOS che Android per monitorare il modem router. Allora, come prima cosa abbiamo qui il tasto di reboot, qui di fianco, che serve per riavviare il modem. Questo serve per fare il logout. Abbiamo poi successivamente la voce Quick Setup che serve per riconfigurare il modem passo passo, quello che avevate già visto nel mio video di Quick Setup. E poi abbiamo sostanzialmente due menu. Abbiamo prima di tutto la voce Basic e poi la voce Advanced. Sono la stessa cosa, però una in modalità molto più basica, l'altra invece, chiaramente come dal nome, avanzata. Andiamo a vedere prima la Basic. Allora, la Basic in Network Map dà la possibilità di vedere i dispositivi connessi con cavo, quindi Wired Client, la possibilità di vedere quante stampanti sono state inserite in USB e quanti hard disk o chiavette sono stati inseriti in USB. Abbiamo anche la possibilità di vedere se siamo connessi in internet, quindi ritorniamo in Network Map. Qua sotto abbiamo l'indirizzo IP pubblico che è questo, i DNS assegnati dal provider e il gateway del provider. Questo è l'indirizzo IP pubblico, quindi sostanzialmente l'indirizzo IP che il provider, nel mio caso Tiscali, assegna al mio modem router. Qui abbiamo la possibilità di vedere le reti, il menu interattivo. Se ci clicchiamo, vediamo che la rete 2,4 GHz si chiama TP-Link underscore 8476 al canale 1, e questo è il MAC address. La rete 5 GHz è lo stesso, e abbiamo anche le reti guest, dopo andremo a vedere con più facilità. Adesso, qui vi dicevo, nella voce sempre Network Map, che c'è la possibilità di vedere i dispositivi connessi sia su rete wireless che su rete cablata. Vedete che in client non ce n'è. Adesso io connetto il mio smartphone e vi faccio vedere sostanzialmente che nella rete wireless apparirà il mio smartphone. Clicchiamo, non si aggiorna immediatamente e vedete che ora in wireless client vedete che c'è il mio Android, l'indirizzo IP che ha acquisito e il MAC address corrispondente. Andiamo successivamente a vedere la parte internet. Nella parte internet abbiamo la possibilità di modificare i vari parametri di connessione del gestore, quindi il VP, VC, il tipo di connessione, che per Fasthub, lo ricordo, è Dynamic IP, per Telecom Infostrade PPPA e per Tiscali PPPA. Lo stesso è anche per Tele2. Per Tele2 e Tiscali le username sono propedeutiche, mentre invece per il PPPA di Alice è Alice DSL, Alice DSL. Per quanto riguarda il PPPA di Infostrada è benvenuto come usernome utente e password, dovete mettere la parola ospite. Nella rete wireless abbiamo la possibilità di modificare il nome della rete, la password per quanto riguarda la rete 2,4 GHz e questo per quanto riguarda la rete 5 GHz. Ricordo che il modem ha una velocità di 750 megabit, 300 megabit per quanto riguarda il comparto da 2,4 GHz e 433 megabit per quanto riguarda il comparto della 5 GHz. Per quanto riguarda la resa wireless, devo dire che funziona davvero molto molto bene. Le antenne prendono bene, anche se non si possono staccare. Vi invito a vedere il mio video unboxing dove vi mostro tutto il prodotto, come è fatto e quant'altro. Questa è la possibilità di mascherare la rete wireless. E ora andiamo nella parte guest network. Nella parte guest network abbiamo la possibilità di abilitare la guest per la rete 2,4 GHz oppure anche per la rete 5 GHz. Questa è la password, poi della rete guest e quant'altro. Abbiamo la possibilità di sharare la rete locale oppure di non sharerla, e lo stesso vale per l'USB. Nel comparto USB abbiamo la possibilità di
condividere quindi un hard disk in USB in rete locale, in DLNA per esempio, e la possibilità anche del print server. Vi invito a vedere la compatibilità delle stampanti sul sito tp-link.it. Il parental control che, oddio, non funziona troppo bene in quanto vi dà la possibilità, per esempio, di inserire una blacklist e qui potete inserire i vari siti e quant'altro, però non è, diciamo, se cercate un parental control serio, vi invito ad utilizzare solo quello di AVM sul 7490, che è praticamente l'unico funzionante, blocca anche l'HTTPS e quant'altro. Per quanto riguarda l'IPTV, non andiamo neanche a vedere perché in Italia non è implementata. Nella voce advanced invece abbiamo modalità diverse, perché ci sono alcune modalità che nella voce basic non sono presenti, come per esempio andiamo in operation mode, abbiamo la possibilità anche di utilizzarlo solo come router, quindi se avete già un modem e volete utilizzare questo come access point o router, dovete selezionare questa spunta, fare salva e lui escluderà la parte DSL, che questa è procedura fondamentale nel momento in cui avete già un altro modem router dietro questo TP-Link. Nella parte network abbiamo la possibilità di andare a modificare tutta una serie di parametri, quindi addirittura possiamo eliminarlo e ricrearlo nuovamente da zero, quindi senza fare il quick setup per i più smanettoni. Qui abbiamo tutte le varie login, abbiamo la possibilità di modificare l'MTU che per la PPPoE, scusate, per la PPPoA accetta anche il 1500 di byte, si può fare ok e verrà preso. Anzi, vi faccio vedere così per i meno creduloni. Eccolo qua, l'impostazione da 1500 byte. Per quanto riguarda la rete LAN, abbiamo la possibilità di settare i vari indirizzi IP, il DHCP pool e quant'altro. Qui abbiamo la possibilità di riservare gli indirizzi IP, quindi una funzione davvero carina che permette, per esempio, di dire: guarda che il MAC address X, che per esempio è la PlayStation 4, devi dargli sempre l'indirizzo IP 192.168.1.200. Questo è fondamentale perché se fate regole di port forwarding, se aprite le porte, per esempio, per del gaming online, questo è assolutamente fondamentale, perché poi se le porte le aprite all'indirizzo IP 200 e la PlayStation vi cambia l'indirizzo IP tra 24 giorni, tra 24 ore, e lo cambia nel 201, poi le porte non valgono più. Basta. Per l'interface group, in cui abbiamo la possibilità di gestire le varie VLAN, quindi per esempio possiamo dire sulla porta 3 abilita un'altra VLAN e quindi poi tutto diviene su un'altra VLAN e quindi mascherato. DSL settings, abbiamo la possibilità, perché le ho tirate via le spunte, guardatevi il video di ottimizzazione ADSL, abbiamo la possibilità di selezionare la modulazione, il tipo di ADSL, Dynamic DNS sono i soliti, Dyn DNS e no IP. L'advanced routing non ci interessa, l'IPsec VPN per creare delle VPN. L'IPTV non è implementata, la wireless, vedete che abbiamo delle funzioni in più per ottimizzare la rete wireless, vi rimando al video che ho fatto. Questa è la rete 2,4 GHz e qua abbiamo la rete 5 GHz. Il VPS, che può essere sia un VPS con un PIN, vi consiglio di disabilitarlo e di tenere solo il VPS push button. Quindi, per esempio, volete connettere un range extender, fate connect e andrete poi a premere il tasto di VPS sul range extender. Lo potete fare anche a livello fisico sul modem router. La possibilità di filtrare i MAC, quindi bloccare. Block wireless access from the device in the list below. Quindi potete bloccare tutti i vari MAC address che inserirete qui, oppure consentire solo quelli che inserirete qui. Quindi regola permissiva o non permissiva. La schedulazione wireless, finalmente la schedulazione wireless come degna di nota. Abbiamo la possibilità di selezionare gli orari in cui la rete da 2,4 GHz attiva, quindi abbiamo una doppia schedulazione wireless. Dove c'è verde vuol dire che è attivo, e la possiamo fare anche sulla rete da 5 GHz oppure su tutte e due. Le statistiche, quindi qui wireless statistics online, scusate, wireless station online, quindi vi dice cosa è connesso in wireless. L'advanced setting, che vi permette di configurare l'intervallo di beacon, il VNM, lo Shore GI e quant'altro. La PISOLATION, se volete far sì che i dispositivi wireless non vedano la rete locale, spuntate la PISOLATION e fate
e fate save. La guest network vi permette di appunto selezionare di abilitare una rete guest, quindi per esempio per far navigare gli ospiti, per esempio, e potete attivarla sia in 2,4 GHz che in 5. Potete anche destinare una sorta di QS per quanto riguarda la rete guest. Quindi andiamo in bandwidth control, qui abilitate il bandwidth control, mettete total upstream bandwidth, metterete per esempio ne avete 1023, mettete 200, e total downstream bandwidth metterete per esempio 2 mega, in questo caso così, farete save e successivamente in guest network potrete dare diciamo questi mega e solo questi mega a chi si connetterà in guest network, quindi una sorta di QS davvero molto utile. Per quanto riguarda il NAT forwarding, qui abbiamo la possibilità di aprire le porte, potete fare add. Le porte come si aprono? Service name è il nome della porta, per esempio IP camera 1. External port, se la porta dell'IP camera vi necessita la 5001. Internal port, sempre 5001 perché non la dovete pattare. Scusate. Internal IP. External port, sempre 5001. Internal IP è l'indirizzo IP dell'IP camera. Ma la domanda sorge spontanea: se io oggi l'apro sulla 200, domani avrà ancora la 200 questa IP camera? Un attimo, sceglierete il protocollo, TCP UDP oppure tutte e due, farete ok, ma ricordatevi di andare a riservare l'indirizzo IP della vostra IP camera qui, in modo tale da avere sempre la stessa IP camera con lo stesso indirizzo IP. La DMZ aperta a un indirizzo IP rende disponibili dall'esterno tutte le richieste su qualsiasi porta, quindi se avete una PS4 in DMZ sicuramente. L'UPNP che serve? L'UPNP serve, è sempre attivo di default, lasciatelo attivo. Il client interno richiede una porta in UPNP, la stessa verrà aperta affinché possa dialogare con l'esterno, quindi la PlayStation 4, state tranquilli che l'UPNP lo utilizza e come. L'USB setting serve per sostanzialmente dare l'opportunità di sharare un disco in USB, si potete accedere sia in FTP oppure in locale tramite il backslash, quindi andrete nei documenti backslash, mettete l'indirizzo IP 192.168.1.1 e entrerete nell'hard disk, oppure tramite DLNA, oppure abilitando questa opzione avete l'FTP da remoto, quindi dalla spiaggia voi riuscirete ad aprire l'FTP. La folder sharing, potete scegliere le cartelle che verranno visualizzate e quant'altro, e poi le credenziali per accedere al disco. Print server, quindi una stampante che non è print server potete farla diventare una stampante di rete, ma prima ricordatevi di vedere sul sito tplink.it la compatibilità con gli stessi. Il parental control, non spreco molto tempo perché un parental control non funziona, state pur tranquilli, dovete prendere Freexbox se volete un parental control serio. Bandwidth control l'abbiamo visto prima, potete destinare a tot, diciamo a quale indirizzo IP o quale pool di indirizzi IP tot mega per dare le varie priorità. Security, qui abbiamo la possibilità per esempio di bloccare dei device, quindi possiamo configurare le ACL in modalità restrittiva o non restrittiva. IP e MAC binding, qui se non vedete, qui potete vedere sostanzialmente tutti i dispositivi che sono connessi. Molte volte in network LAN, qui client list, non vedrete tutti i dispositivi, ma state pur certi che in IP e MAC binding qui verranno sempre fuori. Per abilitare il way con LAN dovete inserire in questa tabella di binding l'indirizzo IP e il MAC address del dispositivo che vorrete risvegliare da remoto. System Tool, abbiamo la possibilità di gestire i vari orari, gli NTP server e quant'altro. In diagnostiche qui facciamo una diagnostica, firmware upgrade, quindi andremo in browser.
selezioneremo il file .bin, che tra l'altro è scaricabile sul sito tplink.it, e faremo upgrade per caricare il sito. Mi raccomando, una volta aggiornato il firmware, fate il reset to factory default, che può essere fatto sia da tasto fisico sul modem router, oppure da qui, factory default restore. Cliccherete qui e verrà resettato le impostazioni di fabbrica. Backup vi permette di salvare la configurazione e restore di ripristinarla. Administration, qui possiamo tramite remote management abilitare la gestione remota della pagina tramite l'indirizzo IP pubblico, che per esempio potrete trovare l'indirizzo IP, qui cliccherete mio IP. Questo è l'indirizzo IP pubblico, questo è l'indirizzo IP pubblico, abiliterete la gestione remota sulla porta 80 oppure 8080, farete save, quindi dalla spiaggia del mare, mettendo questo indirizzo IP, due punti, la porta, in questo caso 8080, accederete a questa pagina che state vedendo in questo momento, quindi potrete gestire il modem da remoto, insomma. L'ICMP ping serve per pingare questo indirizzo IP da remoto per i più smanettoni. System log vi permette di vedere tutte le varie informazioni sul sistema, CVMP non ci interessa, neanche l'SMP. Statistics, abbiamo tutte le varie statistiche. Insomma, un modem che devo dire essere molto molto ben fatto. Parental control, state tranquilli che neanche sugli Asus funziona, quindi ripeto, solo sul... su Freaksbox potete utilizzare il parental control. Però per quanto riguarda tutte le funzioni del modem, sono davvero ben fatte, funzionano molto bene. La resa del wireless com'è? Il wireless prende bene, paragonato al Freaksbox 7490, guardate, ve lo dico in questo istante, praticamente prende uguale. Anzi, se devo essere sincero, questo forse prende un pelino di più perché ha le antenne esterne. Quindi devo dire che tranquillamente è molto molto performante a livello wireless. A livello ADSL invece, devo dire che il fatto di avere la possibilità di inserire l'MTU a 1500 fa sì che la connessione è davvero, davvero fluidissima. Vi faccio vedere uno speed test tramite questo modem. speedtest.net Alessandro e non.it. Andiamo a vedere uno speed test, dopo farò lo speed test solito con i miei server che faccio sempre. Intanto, che dire, io lo consiglio, le antenne non sono intercambiabili, però devo dire che a livello ADSL abbiamo un chipset che è lo stesso dell'Archer D2, il VRX 268, se non vado errato 368, comunque lo scriverò poi sotto nella descrizione. Quindi un chipset ADSL che è in Finolantic, estremamente performante su linee come Tiscali, come Telecom che utilizzerai, anzi che utilizza già i nuovi Huawei come Dislam. Per Infostrada starei un attimino indietro, però comunque se la vostra linea non è degradata, state tranquilli che non avrete problemi con nessuno. E che dire, il modem funziona bene, il ping lo vedete. Bene, per questo video è tutto, vi ricordo di condividerlo con più persone potete, mettete un like al video, iscrivetevi al canale. Ciao e grazie ad aver visto questo video da Alessandro Tech World. Sono andato anche alla presentazione del OnePlus 2 di OnePlus. Per modem router, innanzitutto le antenne sono sì semoventi, si muovono praticamente a 180 gradi.